Leonardo Mancuso, eroe di giornata, 3 gol, 3 punti, secondo posto in classifica, insomma, un pomeriggio da incorniciare qui all'Arechi. Sì, sicuramente perché era importante chiudere l'anno al meglio, il girone d'andata al meglio, credo che ci siamo riusciti su un campo veramente difficile, disputando un'ottima gara, andando sotto e recuperarla così credo sia un sintomo di grande forza. 12° gol in campionato per te, hai messo nel mirino Donnarumma, insomma ti chiedo il nome di un attaccante del Pescara in lizza per un posto da capocannoniere e rievoca sempre dolci ricordi, parlo di Lapadula, parlo di Immobile, insomma è un Pescara Mancuso dipendente, almeno lì davanti. No, non credo sia così perché anche gli altri ragazzi che ci sono mi danno una grande mano. Io penso agli esterni che anche oggi hanno fatto un lavoro eccezionale e forniscono loro gli assist. Quindi io devo essere bravo a trasformarli, ma ripeto, loro come anche gli altri miei compagni riescono sempre a mettermi nelle condizioni migliori. Vittoria importante anche per i circa 300 tifosi che sono giunti qui all'Arechi per sostenervi anche quando eravate in svantaggio. Sì, infatti ci tenevamo molto anche perché era l'ultima partita dell'anno, loro ci seguono, ci sostengono sempre e ci tenevamo in particolar modo anche per loro. Vittoria importante quindi che a chi dedichi, oltre alla tripletta, insomma anche questi 3 punti, magari oltre ai tifosi. Ma come ho detto prima, al termine della rifinitura c'è stata una mancanza, diciamo che il nostro amico, un cagnolino che era sempre con noi al Poggio degli Ulivi, l'abbiamo trovato senza vita, quindi la vittoria va anche a lui perché era un compagno per noi.